Cari compagni di avventura, ho appena finito di vedere la puntata di Miss Marvel, la sesta e ultima puntata di questa nuova serie Marvel, e devo dire che non so neanche come approcciarmi alla registrazione di questo video. Perché? Perché ci sono degli alti, ci sono dei bassi, ma c'è uno schema ripetuto e lo ripeterò praticamente al limite di sembrare un disco rotto e molto pedante, ma è proprio lo schema che stanno utilizzando per tutte queste serie Marvel, per cui insomma va ripetuto perché lo ripetono lo stesso a monte, quindi 6 episodi, 4 episodi in cui vengono date delle premesse molto interessanti, quinta puntata che manda tutto a scatafascio con il mega spiegone, che poi il mega spiegone non è perché è un po' fine a se stesso, e poi sesta puntata in cui c'è la risoluzione del conflitto finale e l'introduzione, l'elemento di slancio per andare a collegare la serie con l'universo espanso del Marvel Cinematic Universe. Non so neanche come definire, universo composito forse è il termine più appropriato e più corretto. E quindi questo è Miss Marvel, è una serie carina che ha dei concetti molto interessanti. Infatti prende in realtà quello che potremmo definire come il mondo supereroistico unito un pochettino al teen drama. Per certi versi non è così lontano dal concetto alla base del supereroe di Spider-Man, no? Un personaggio che, seppur ha dei superpoteri, seppur riesce a fare cose incredibilmente irraggiungibili, inarrivabili per altri esseri umani, soprattutto per altri adolescenti della sua età, comunque si ritrova a scontrarsi brutalmente faccia a faccia con la difficoltà del quotidiano, quindi conciliare la vita da supereroe e la vita normale, comune. Questo è Miss Marvel, nulla di più, nulla di meno. Chiaramente prodotto del 2022, quindi c'è un bell'occhio di riguardo all'inclusività, all'andare a trattare un pochettino tutto ciò che riguarda questo supereroe che si discosta dai classici supereroi occidentali, quindi è ambientato negli Stati Uniti, sì, ma lei comunque è un personaggio musulmano, quindi ci sono molte meccaniche che legano il personaggio alla sua fede. Vi dirò, trattate per una persona che non sa niente dell'argomento, trattate in maniera molto molto chiara, molto carina anche, lineare. Nel senso, ho apprezzato l'esplicazione, ho apprezzato quegli intermezzi di quotidianità musulmana e di comunità musulmana in un contesto statunitense, quindi come figli di immigrati. Molto molto bellino, l'ho seriamente apprezzato. E essendo sempre una serie del 2022 che vuole essere un teen drama, chiaramente ci sono tutti quei cliché nuovi di ultima generazione del teen drama, quindi i protagonisti che comunicano spesso via WhatsApp, quindi con messaggi istantanei, viene utilizzato l'escamotage visivo e narrativo dei messaggi messi sullo sfondo, quindi che ne so, sui soffitti, sulle pareti dei palazzi, quindi i personaggi camminano, sono silenziosi, messaggiano, ma i messaggi compaiono a schermo, quindi non è niente di innovativo, lo si fa in tutti i teen drama negli ultimi 4-5 anni, quindi chiaro, però giusto per dire questa cosa, incasellarla in quel contesto e specifico modo di raccontare le storie. E tra l'altro, vi dirò, non è neanche così opprimente e così pesante la componente teen, un po' lo temevo, il trailer lasciava presagire questa cosa e pensavo sarebbe stato molto più preponderante e quindi noioso per me che non sono il target di riferimento, perché se tutta la storia della serie è incentrata per essere un teen drama, chiaramente sono i teen i protagonisti della storia, non sono io trentenne. Eppure mi ha coinvolto positivamente per tutta la sua narrazione, a parte la puntata 5 e per certi versi la puntata 6, non voglio però farvi spoiler al momento. Quindi, insomma, questo è Kamala, è questo personaggio, questa entità, definiamola così in questo momento, che si deve destreggiare tra i superpoteri che ha acquisito per X motivi e la quotidianità scolastica, far la patente, i primi amori, eccetera, eccetera. Nulla di più, nulla di meno. Ora, andrei un pochettino più nello specifico. Ci sono alcune cosucce che devo dirvi che sono proprio spoiler, per cui insomma se non avete visto la puntata, diciamo la 5, la 6, lasciate questi lidi, tornate dopo averli visti. E a questo punto fatemi sapere intanto cosa ne pensate fino alla puntata 4 o in generale cosa ne avete pensato senza far spoiler. E parliamo di due elementi della puntata 6. Diciamo tre,
Però intanto parliamo di due più succosi: la scena dopo i titoli di coda e la scena conclusiva della serie, quella con il salto temporale di una settimana dopo. Scena dopo i titoli di coda che, anche qui, va ad aprire la narrazione al film The Marvels, che sapevamo già avrebbe avuto Capitan Marvel e Miss Marvel insieme a fare cose, quindi questa serie andrà a interfacciarsi direttamente con il mondo cinematografico della fase 4 della Marvel, a riconferma ulteriore, come se non ce ne fosse bisogno. Vabbè, ok, questa fase 4 delle serie va recuperata, va vista, perché poi sfocia e confluisce nei film in un modo o nell'altro. E direi che Kamala, che si teletrasporta e si scambia di corpo con Capitan Marvel, è un chiaro ed evidente metodo per cominciare il film The Marvels. Per cui questo è il motivo della scena finale dopo i titoli di coda. L'altra scena invece, con tanto di tema musicale della serie di X-Men degli anni 90, perché sì, c'è il motivetto della serie di X-Men, è l'introduzione di X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Kamala è una mutante, non è un djinn, i suoi poteri non derivano da questa entità di altri mondi in teoria, ma ha subito una modifica genetica crescendo, ed ecco perché lei e non i genitori, non la famiglia e il fratello, hanno i poteri, perché è un X-Men. E quindi hanno introdotto in questo modo, nelle serie, i mutanti. Bello? Non lo so. Sono perplesso. Sono perplesso perché con questa informazione a ritroso, rivedendo alcune scene delle prime puntate e parlando in generale del Damage Control, che forse è definibile il vero villain di questa stagione, che per me in realtà non ha un vero cattivo, in realtà Damage Control che sta cercando i mutanti a questo punto, a quanto pare sta cercando giovani mutanti in giro, ed ecco che potrebbe esserci una divisione di Damage Control che ode visceralmente i mutanti o che li teme, eccetera eccetera. Lì poi nel Marvel Cinematic Universe verrà introdotto il concetto di essere diversi, di nascere diversi, di proteggere la propria diversità, della paura della diversità, eccetera eccetera, tutte le cose che ben sappiamo fanno parte della narrativa tipica degli X-Men. Perché? Perché sono evoluzioni dell'essere umano, hanno il gene X, hanno il gene mutante, quindi c'è la paura da una parte e dall'altra rispettivamente tra umani e mutanti. E questo è il finale di per sé sconclusionato, molto teen, molto sopra le righe, quindi c'è il mega piano degli studentelli che devono rallentare il Damage Control, voglio dire, questi qua hanno le armi soniche che davano fastidio a Hulk nel film su l'incredibile Hulk, voi gli sparate palline da tennis, però vabbè, è un teen, quindi passo sopra queste quisquiglie, chiamiamole così, queste quisquiglie. Non chiamiamoli problemi, perché non sono veramente problemi, sono cose che devono fomentare i ragazzini che pensano di poter fermare da soli un esercito di soldati armati con armi soniche. Bella così. E basta, siamo giunti alla fine di questo video, quindi se avete visto appunto fatemi sapere la vostra. E basta. Io rimango estremamente perplesso sull'utilità di queste serie, deluso in generale non dalle premesse che danno ma dalla conclusione di ognuna, perché non hanno una vera conclusione, non hanno un vero cattivo, non hanno molte cose. Basta, vedremo come confluirà poi in The Marvels, se nel film ci sarà lo spiegone su Kamala o se daranno per assodato che uno debba vedersi la serie prima di vedere il film, quando e se uscirà. Comunque in teoria The Marvels esce nel luglio del 2023, mi pare di ricordare, quindi tra un annetto lo scopriremo. Basta. E mi preparo psicologicamente a questo punto a vedere la seconda stagione di What If, che dovrebbe uscire tra circa 10 giorni, quindi dai, fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti.